Buonasera, vi presento gli ospiti, sono abbastanza emozionato, anche soprattutto perché alla mia destra c'è Lorenzo Mattotti, che è uno dei più grandi artisti italiani viventi. Allora, ci conosciamo già la mia okay. Quindi meglio di presentazioni. Alla mia sinistra Jerry Kransky, che è autore insieme a Mattotti di alcuni dei più bei fumetti italiani di sempre, e alla mia estrema sinistra Christoph Jankovic, che nonostante abbia accanto a sé ulteriormente la traduttrice, in realtà parla benissimo italiano ed è tra i produttori di questo film bellissimo che avete appena visto. Io vorrei cominciare subito con le domande, fare parlare gli ospiti, e parlerei subito con Christoph, e per capire proprio la genesi di questo progetto e tra di loro come sono stati coordinati questi artisti e appunto come mai due di questi episodi sono diluiti. In realtà uno è spezzato a metà, l'episodio di Mary Callioud a sua volta è spezzato a metà da un altro intermezzo, però come hanno lavorato, se sapevano cosa facevano gli altri, c'erano delle riunioni collettive, insomma, e la genesi di questo progetto che è abbastanza unico nel panorama cinematografico. Buonasera, cerco di parlare in italiano, ma nel caso che mi... anche in francese sarebbe abbastanza difficile di spiegare come è stato, come siamo arrivati a questo risultato. Infatti l'origine del progetto è venuta da conversazioni tra artisti che sono vicino di noi, dunque con Lorenzo, anche con Richard McGuire, anche con Dupuis Berberian, che hanno fatto parte del progetto all'inizio. Avevamo la voglia di portare, come dire, la prima cosa è che abbiamo pensato che la paura era un soggetto interessante nell'animazione, poco esplorato, si dice, sì. E dopo abbiamo anche pensato che una cosa interessante sarebbe di, invece di fare un'adattazione del, come si fa generalmente nell'animazione, di fare portare quell'universo di tutti gli artisti all'animazione, ma veramente portare il loro universo. Dunque quella voleva dire di essere il regista pure, e questo è stato un momento abbastanza difficile, perché più o meno tutti che non l'avevano fatto prima hanno detto non sono sicuro di essere regista. Lorenzo era così, non troppo, non, sì. Ma finalmente l'abbiamo convinto, non so bene come, e là, dopo è un po' lungo a spiegare come abbia, il film è stato iniziato con diverse storie scritte o disegnate indipendentemente da ognuno degli artisti. E poi ci sono stati degli incontri, delle conversazioni,
diversi momenti, di momenti dove il film è stato un po' più costruito, ma soprattutto, devo dire, per esempio per il montaggio finale, e più il lavoro del direttore artistico che è Etienne Robial, insieme alla ragazza che ha seguito tutti i montaggi dall'inizio del progetto, per tutti, e con noi, con Valérie Sherman e me, che abbiamo piano piano, che siamo arrivati a questo risultato nel montaggio, mostrando dei diversi momenti ai registi. Grazie. E un'altra curiosità è quella del bianco e nero. Il film non è diciamo il 99,9% in bianco e nero, ci sono degli sprazzi di rosso, e nell'episodio di Bludge ci sono, c'è un bianco e nero che tende quasi al rosato, però il film diciamo in bianco e nero. Quindi volevo sapere se questa scelta è arrivata a un certo punto o... No, è venuto direttamente dagli autori, perché all'inizio, quando abbiamo chiesto delle idee, tutti quelli che hanno risposto con disegni tutti in bianco e nero, e dunque è diventato una cosa evidente, insomma, di andare su questo scelto. Sì, adesso volevo chiedere invece, per chi non l'avesse capito, chi conosce il loro lavoro evidentemente lo riconosce alla prima immagine, però il loro episodio, siccome non è annunciato nel film, è quello del coccodrillo, diciamo, quello che sta più o meno a metà del film. Ed è curioso perché un episodio, in realtà è un film così internazionale, un episodio molto italiano, è una storia padana, insomma, è una storia di quella lì, è la Bassa Padana, insomma, uno spettatore italiano lo capisce abbastanza presto. E in realtà i vostri lavori non sono stati sempre così tanto caratterizzati come italiani, no? Spesso anzi sono esotici o non così identificabili. Insomma, invece questa volta c'è stata la scelta di questo, non so quanto, se è casuale o no. Insomma. Ma devo dire che non sono molto d'accordo che i nostri lavori non siano italiani. Credo che dentro nei nostri lavori c'è sempre comunque una componente molto legata a una cultura dell'immagine molto italiana. Di fatto credo che le nostre storie siano amate all'estero proprio perché ricordano una sorta di italianità, forse che un po' esotici, tra le righe, che forse noi non riusciamo neanche più conoscere, però ci sono molti riferimenti sempre a una certa, anche a narratori italiani, da Buzzati, a altre pure immagini legate alla metafisica. Insomma, io non mi sembra questo di lavorare molto con, sì, poi ci sono collegamenti con l'espressionismo, senz'altro, però questa era una storia che avevamo fatto in un libro illustrato, chiamiamolo così, una storia a fumetti raccontata col testo esterno, ed era stato pubblicato da Corraini. E quando pensavamo a una storia che si poteva andare al cinema e in cartone animato, subito anche da parte loro è venuta fuori, ma ti ricordi quella storia sul cartone animato? Ed è venuto subito naturale. Siamo andati diretti su quella vecchia storia del coccodrillo e per fortuna non ci siamo persi in altre cose, cioè a un'idea di paura casomai più contemporanea, altre cose. È stato molto naturale e io almeno l'ho accettata subito. Mi piaceva anche l'idea di lavorare col carboncino e col nero, e mi sembrava una storia come base, poi l'abbiamo cambiata tutta e era una... L'abbiamo sentita subito, ecco. Poi l'abbiamo chiaramente trasformata. Sì, c'avevamo anche un aneddoto. Non si sente. La storia originale, tra l'altro, faceva quel riferimento alle lacrime del coccodrillo, perché questo piangeva quando moriva qualcuno in paese, eccetera, che però abbiamo eliminato subito perché in Francia il detto di piangere lacrime del coccodrillo non esiste, per cui non avrebbe capito nessuno. E lì ci ha salvato e abbiamo fatto meglio. Ed è legato al coccodrillo delle grazie di Napoli. Ah,
Grillo esiste davvero, e l'idea anche di raccontare qualcosa è legato ai miei ricordi di infanzia, a tutte le vocazioni della paura. Non è una storia che mi sembra che sia una storia che parli di un fascino della paura, cioè c'è una sorta di melanconia di quando si aveva paura da ragazzini, questa idea di immaginarsi tante cose, tante storie, le ombre, eccetera. Alla fine non credo che la nostra storia faccia paura. No, però paura solo Loca ha paura dentro quella. La nostra storia è solo Loca che ha paura, veramente. C'è gli altri. Beh, il tempo, no, che è la cosa fondamentale, la differenza. Com'è che avete lavorato sul tempo delle immagini? Qual era, cercando la scansione giusta, insomma, in qualche modo, con il direttore artistico, credo anche in questo caso che. C'è da dire. Volevo aggiungere qualcosa che Cristoforo non ha detto, che questo qui è un progetto completamente folle, cioè i produttori, l'idea è partita proprio da loro molto, da Valerie e da Cristoforo, che hanno proposto a vari disegnatori di fare questo film ad episodi. E devo dire che la prima cosa essenziale è che è stato un rispetto enorme della creatività di ciascuno. Cioè, io non mi sono mai sentito obbligato a fare delle cose o altre, ho potuto, e anche per questo che ho accettato le mie paure di fare la regia, l'ho accettato perché mi sentivo molto difeso nel creare il mio mondo. E una dei metodi di base di questo film è proprio fare lo storyboard all'inizio, disegnato, e la storia, credo, anche la nostra è nata abbastanza in maniera veloce, cioè abbiamo disegnato, buttato giù tutte le sequenze con uno storyboard, e poi il momento fondamentale è fare questo montaggio, questo animatic in francese, non so come si dice in italiano, comunque montaggio delle immagini legate al testo e anche un po' di musica, che ci permette, era lo scheletro base del nostro episodio. Noi potevamo lì, è chiaro, con le immagini fisse ci si immaginava un certo tipo di tempo dove la sequenza si sviluppava, ma certe azioni ce le siamo lasciate anche molto libere, molto aperte. Questo base, questo animatic, ci ha permesso poi di creare ogni volta tutte le sequenze in animazione, cioè ogni volta, ogni due mesi c'era questo controllo, tutte le sequenze in animazione le mettevamo dentro in questo animatic e controllavamo se il ritmo funzionava, se c'era questo ritmo, e un po' è stato un metodo un po' per tutti gli episodi, credo. Sì, 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 sì. A parte Maguire, che forse lui ha avuto. No, anche Maguire. Sì, sì, tutti. Anche di Sciullo. Anche di Sciullo. Anche di Sciullo, sì. Che sono gli spot astratti. Sì. È curioso perché in questo caso abbiamo la possibilità, una costrizione di avere il tempo di lettura dell'autore, insomma, mentre non abbiamo la possibilità del tempo di lettura del lettore. Qui a leggere il fumetto ovviamente è l'autore, in questo caso anche il regista. Cioè, ogni due mesi, quanto è durata la lavorazione dell'episodio? Ma del nostro episodio vero lavorativo, col, diciamo, a parte lo storyboard e a parte la ricerca, perché c'è stata anche una lunga ricerca tecnica, cioè abbiamo fatto provare due o tre studi per vedere se riuscivano a fare questa tecnica del carboncino e quello e scegliere quello che si avvicinava di più, insomma, uno studio che si avvicinava di più. Trovato questo, a me sembra un anno, siamo partiti da settembre e poi è finito ad agosto praticamente, un anno di lavoro sull'animazione. Sì, e con il suono. E con il suono, eccetera. Il film ha, prendendo spunto da questa citazione ematotica del carboncino, ha differenti tecniche di disegno, ma anche differenti tecniche di animazione, mi pare, nel senso che alcuni episodi sono proprio con il 3D, quello da computer, l'animazione 3D, altri sono con animazione credo proprio tradizionale e il disegno, anche lì, alcuni sono a carboncino, altri sono a china. Come sono, il vostro come era animato, il vostro episodio? Allora, sì, in effetti ogni episodio aveva la sua china, poi volevo spiegare
Sì, infatti volevo anche... Io, il nostro episodio, alla fine, avevamo fatto anche una prova, una piccola prova al computer, di riportare questa immagine al computer, però diventava tutta un'altra cosa, tutto un altro mondo, più freddo, così. Per cui abbiamo deciso di farlo alla... È la tradizione classica d'animazione disegnata, solo che poi diciamo, i personaggi animati e le scenografie, anche quelle tutte disegnate, sono state poi composte al computer. E lì il momento della composizione credo che sia uno dei momenti più magici, dove veramente si può controllare un po' tutto il risultato dell'immagine, la forza della luce, delle ombre, eccetera. Comunque, ed è stato fatto con un'equipe cinese. L'equipe cinese ha fatto le animazioni dei personaggi, poi ci mandavano le varie prove, e invece le scenografie dall'equipe ad Angoulême, una ragazza bravissima ad Angoulême, e tutta la compositing, diciamo, tutto il lavoro al computer ad Angoulême, e il suono di tutto il film a Bruxelles. Qualcosa in più, perché sono appunto i primi episodi, invece, per esempio quello di Charles Burns mi sembra invece molto più, e lo si sente anche su un po'. Sì, l'animazione è molto diversa, e quello fatto in 3D. 3D si dice in italiano. 3D. Sì, ci sono, è stata una delle difficoltà è di trovare la tecnica giusta per ogni tecnica grafica. E, bon, per Lorenzo non è stato così difficile a trovare, perché più o meno dall'inizio eravamo abbastanza sicuri con la metoda tradizionale. Invece, per esempio, per Blutch, quello con i cani, è stato molto difficile a trovare, anche nella metoda tradizionale, anche trovare il modo giusto di usare questa metoda tradizionale. Per Burns, per Charles Burns, è stato anche una lunga ricerca. Marie Caillou, abbiamo usato una metoda che usa il programma Flash, che sicuramente conoscete, ma in un modo un po' speciale. Marie ha disegnato tutti i personaggi come una poupée, come delle bambole. Come delle bambole, con diverse espressioni. E gli animatori hanno preso per ogni scena la bambola giusta, con l'espressione giusta per farla muovere. E più strano, più la metoda che abbiamo usato per Maguire è la più strana, perché è fatto nel modo tradizionale, ma sul computer. Dunque abbiamo avuto degli animatori che hanno disegnato sulla paletta grafica, e il film e l'animazione è finita sul computer in un modo tipo Flash, ma senza l'animazione di Flash. È una cosa abbastanza strana. Io non so se sono previste domande anche dal pubblico. Se ci sono delle curiosità, insomma, credo che il film ne susciti, se no possiamo fare qualche altra domanda qui. Vediamo se c'è qualche domanda. Perché per esempio anche... Lui mi ha detto una curiosità. Sì, non so se lui... sono dimenticato di dire una cosa sul film di Richard Maguire, e che la difficoltà era che per avere un pezzo, non so, una mano, un visaggio,
per avere questo pezzo che sta nella luce e che sia giusto nei movimenti, abbiamo scoperto con molto tristezza che dovevamo fare l'animazione sul personaggio intero. E dunque è molto strano perché si, abbiamo fatto la prova, si può, come dire, accendere la luce nella casa e si vede il personaggio animato, completamente animato, e quando si spinge la luce e così. Ero curioso di sapere con quanto c'entra il Angoulême in questa cosa, il Festival di Angoulême, perché visto che c'è anche una collaborazione, è nato anche in collaborazione con loro. Sono diverse collaborazioni a Angoulême, dunque una città che conoscete. C'è il festival, ci sono diverse organizzazioni o musei o diverse cose. E questo progetto l'abbiamo sviluppato con diverse cose in Angoulême, con lo festival, con l'organizzazione economica legata all'animazione, che si chiama Magelis, con la regione. E anche con la Maison des Auteurs, non so se conoscete, una casa che ospita delle residenze, esatto, per artisti. E Richard Maguire e anche Marie Caillou sono rimasti un anno, due anni anche per Marie Caillou, a lavorare in questo posto. E noi abbiamo, sì, mi sono dimenticato di dire che noi abbiamo i nostri studio qua, di prima linea a Angoulême. Un'altra domanda proprio sulla regia, su un aspetto particolare che era il suono e la musica. Io non so se Mantotti ha curato anche il suono e le musiche di questo film, quindi anche la voce, la narrazione e questa, appunto, questa scelta delle musiche. Sì, il suono, una cosa che diciamo spesso a queste presentazioni è che per noi disegnatori, che siamo abituati a lavorare con le immagini fisse e le immagini silenziose, una delle grandi magie è proprio mettere il suono in un'immagine disegnata. E una delle più grosse emozioni è proprio quando, alla fine del film praticamente, quando hai in questo grande schermo praticamente dove le immagini sono mute e puoi aggiungere col tecnico del suono, puoi cominciare a creare lo spazio. Ed è una cosa strana a dirsi, ma con i suoni anche basta l'aria, si incomincia a sentire l'aria che passa in mezzo e l'aria crea lo spazio, la profondità, puoi anche solo mettere del vento, ma neanche del vento, è come un eco di aria, e questa è una magia, questo è stato uno dei momenti più forti. E io ho sempre lavorato con la musica, anche con Fabrizio, ho sempre lavorato con l'idea musicale dell'immagine, con la musica che segue l'immagine, per cui non mi sono trovato, anzi è stata l'occasione di approfondire questa cosa. Avevo già scelto delle musiche di René Aubry e conoscendoci da tanto tempo io avevo fatto delle copertine per i suoi film, per i suoi CD, e questa era la prima volta che lui poteva fare un piacere a me, ed è stato molto, lui ha voluto aggiungere, io avevo scelto dei pezzetti di musica tratti dai suoi dischi, lui le ha volute cambiare e ci ha aggiunto e arricchito tantissimo. La musica più importante è quella della cerimonia del coccodrillo, quella appena l'ho sentita avevo capito che era proprio la musica giusta per quella cerimonia. La voce è una cosa strana, avevamo creato questo animatic sulla mia voce, col mio accento terribile francese, però tutti
tutti l'equipe dicevano: ah, ma non cambiare la voce, è bello, c'è questo fascino italiano, così. Io non ero d'accordo, perché mi sembrava che potesse far ridere, cioè io e potesse togliere tutta la poesia, tutta la, cioè uno ascolta la diceva che è scelto. E abbiamo scelto Arthur Ashe, è un cantante giovane che lavora un po' tipo Tom Waits, ha una voce profondissima. Avevamo visto un suo documentario dove faceva la voce off, ci eravamo anche incontrati, gli ho chiesto se poteva. E il problema di Arthur Ashe è che ha la voce talmente bassa che continuavamo a dire: no, ma sì, naturale, sì, normale. E già anche con questa norma, o mettici una sorta di leggerezza, e anche con questa domanda comunque è rimasta una voce molto profonda. E un'ultima cosa è grazie, credo, alla voce di Arthur Ashe che questo episodio ha preso una sorta di malinconia che all'inizio non ci pensavo neanche che potesse entrare in questo episodio. Perché non leggi quello che scrivo. No, ma non capivo mettendo, cioè questa tonalità sono d'accordo. E c'è anche un pezzo tuo di voce, metti, però. Ma non parlo Bing. Non parlo più. C'è anche un pezzo suo di voce, è vero? C'è un pezzo tuo di voce naturale, non l'hanno tolto? L'hanno tolto? No, l'ho fatto per l'ex. Ah, perché? Secondo me c'è. Quello che fa. No, scusa, il no, sciocco. Quello che grida il carabiniere. Ah, sì, sì. È originale dell'auto. Vediamo se ci sono altre anche dai ragazzi di Amelin, se ci sono delle domande. Lo stesso con Blutch ha fatto tutti il respiro del suo personaggio. Come nel momento in cui avete visto l'interesse del film, e quindi non è solo il vostro singolo episodio, come avete visto l'inserimento a livello di atmosfera del film nel contesto generale? Cioè, allora c'è da dire una cosa, io non ho voluto mai vedere interamente le sceneggiature degli altri disegnatori, perché avevo paura che mi influenzassero dicendo: ah, hanno già fatto questo, allora io non lo faccio, eccetera. E una cosa che viene fuori invece stranamente dal film è che ci sono delle cose che ricorrono nei vari episodi, però questo è una lettura più, ed è strano come appunto ognuno di noi comunque ci sono dei legami, una sorta di filo rosso che non era deciso, e questo è carino. E vedendo, io avevo visto un premontaggio e devo dire che quando ho visto il premontaggio io avevo molto paura che mi tagliassero episodio, però per fortuna c'era la voce off, e con la voce off non era possibile. Ho paura. Questo va bene. No, perché c'erano anche delle angosce, perché dicevo la gestione del film è stata fatta veramente dalla produzione e da Etienne Robial, e credo che il montaggio sia stato estremamente complicato, trovare il giusto ritmo. Io avevo visto un montaggio e avevo preso molta paura. Questo film non sarà un film di grande pubblico, perché avevo molta paura del ritmo, perché sono tutti che hanno un ritmo estremamente lento. Poi ho rivisto un altro montaggio e mi è sembrato molto, molto meglio. E anch'io ero molto meravigliato dal fatto che non ci fossero, all'inizio anch'io pensavo i titoli e queste cose, invece vederli. Incominci sto film e non sai cosa succede, non sai cosa ti arriva dopo, non sai, è veramente una sorta di tunnel angosciante, anche molto, molto duro. Quello che mi è piaciuto è che è molto denso e insomma non è un divertimento, non è uno scherzo. Non so, Fabrizio. Non posso più parlare. No, prendi il mio definitivamente.
scusa la domanda, era come, l'abbiamo vissuto noi, come l'abbiamo visto. Beh, anch'io, anche perché non ho potuto, comunque anch'io non avevo voglia, nonostante la curiosità, di vedere come fossero gli altri episodi soprattutto come, in che modo li avessero trattati, appunto per quel discorso lì, per non farsi influenzare e per cercare di essere il più concentrato possibile sul ricreare l'atmosfera che bene o male avevamo in mente, oppure che seguivamo, cioè che stavamo cercando di creare. Poi il mio lavoro è stato meno impegnativo di quello di Lorenzo, perché a parte gli anni di ricerca per fare quella storia, eccetera, eccetera. Però una volta fatta, insomma, si è dovuto sbattere un pochino più lui. Poi sono subentrato, insomma, ho partecipato anch'io per quello che ho potuto sulla storia dei rumori, più che non la musica, proprio i rumori. E quella è stata una cosa molto affascinante, perché, vabbè, l'ha già detto lui, però è veramente impressionante come basta aggiungere una campana o toglierla, mettere una moto che passa, mettere un reverbero, una cosa, far sentire, insomma, per cambiare l'atmosfera. Devo dire che abbiamo lavorato con della gente molto brava lì a Bruxelles, e anche loro davano dei suggerimenti, però è bello vedere questa cosa che si forma, che parla, che si mette a parlare il bambino, la creatura, e dici, sì, questa è proprio la tua voce. Allora, invece quando l'ho visto, io l'ho visto due volte questo film, e la prima volta l'avevo visto a Roma, e mi fa un po' ridere, perché non pensavo che fosse così angosciante all'inizio, e ho seguito tutto abbastanza teso, non sarà stato anche perché era la prima. Poi quando è arrivato il nostro episodio, che già lo conoscevo, mi sono un po' rilassato, e alla fine, nonostante, a me personalmente l'episodio che affascina di più è l'ultimo, quello di Maguire, no? Cioè, o meglio, trovo che sia bello, proprio bello come finale, però quando l'ho visto per la prima volta a Roma non vedevo l'ora che finisse, mi è sembrato lunghissimo, perché volevo vedere che effetto aveva fatto la gente tutto il film, e dicevo, ma questo non finisce più, sto qui con la casa, continuavo a aprire porte, poi l'armadio, la finestra, e il No, poi lo spettatore, almeno quando l'avevo visto la prima volta, non sapevo niente, neanche che fosse neanche che l'avessi fatto voi, neanche che fosse un film a disegni animati, cioè ci hanno dato una lista di film, paura del nero, ho detto, vabbè, sarà un film antirazzista, una cosa così. No, io ero convinto, ho detto, vabbè, sarà una cosa tipo Kassovitz, quindi ci sediamo, guardiamo, dopo poco vedo, però vediamo Mattotti, ho detto, boh, ma allora sarà Cartoni, allora guardiamo questo coso, e dopo un po', tra l'altro, non sapendo chi aveva fatto gli episodi, non sapendo assolutamente nulla, c'è un momento in cui credo che il pubblico abbia un po' lo sbandamento, ed è quando a un certo punto l'episodio di Marika Yu, che è a sua volta un episodio dentro un episodio, ulteriormente viene spezzato a metà dalla cosa di Bloch. E allora abbiamo avuto veramente, d'altro in francese senza sottotitoli, abbiamo avuto veramente un 10 minuti in cui non abbiamo capito più niente di quello che accadeva, perché era veramente una cosa a scatole cinesi interrotta a metà. E però è vero che effettivamente questa cosa funziona, perché per esempio il passaggio tra l'episodio di Charles Burns e quello appunto di Marika Yu dà ancora una sorta di angoscia di questa qui che sogna, poi spessissimo appunto dentro queste storie c'è della gente che sogna, degli incubi, cioè, quindi questa cosa sembra veramente che non finisca più, che sono degli incubi dentro altri incubi sognati però da sei persone insieme, quindi è una cosa che veramente fa un po' paura, perché potrebbe aprirsi finestre all'infinito a un certo punto su questa cosa, cioè potrebbe essere uno dei personaggi di un episodio che sogna quelli dell'altro e viceversa, insomma, fa abbastanza paura. E, un'altra cosa, se sono in progetto altre idee di questo tipo, visto il film è stato anche al Sundance, che riscontro sta avendo in giro per il mondo? Poi faccio la stessa domanda, solo se ci sono delle, se questa cosa avrà un seguito oppure rimarrà così, insomma, potete suona ancora l'uomo, no, si proietti ne troppo biciclette. Ma di quello tipo non pas, è un po' difficile è un po' difficile, devo dire. In un film normale c'è un autore, un
registi. Qui con sei registi e autori abbiamo dovuto sviluppare sei equipe, oui. E sei tecniche di animazione, sei tutto, insomma, sei volte tutto. E dunque un progetto abbastanza pazzo. Quanto è costato il film complessivamente? Bella domanda, a quella non rispondiamo, infatti, abbiamo deciso di non rispondere a questa domanda perché non abbiamo avuto abbastanza soldi. E non vogliamo che si può dire che con così pochi soldi si può fare un film così. Per non creare un precedente. No, ma è giusto. Per voi invece c'è... Ma in questo campo io ero curioso di vedere quali erano i risultati, come veniva preso queste cose. Devo dire che alla fine l'esperienza è stata una bella esperienza, anche se all'inizio non capivo bene cos'era questo lavoro, ti arrivavano degli schizzi ogni tanto che dovevi correggere tutto il tempo. E però piano piano, alla fine di tutto, è un'esperienza che mi ha arricchito, anche perché ho capito come può funzionare, anche tecnicamente ho capito molte cose. Il fascino è quello di passare al lungometraggio, di creare una storia e affrontare il lungometraggio. Se avevo 20 anni in meno, l'entusiasmo e l'energia, adesso non lo so, perché io sono abbastanza pagato, mi piace quasi più stare a casa e dipingere e lavorare con la pittura, così. Però il lavoro d'équipe mi piace molto. Vedremo, l'idea, ci sono delle idee anche con Fabrizio di sviluppare o questo mondo della pianura o altre storie e vedere poi se ci sarà la possibilità di montarle come. Prima bisogna creare le storie, insomma. Di materiale ne abbiamo, perché si può andare a vedere tutto il nostro archivio. Poi abbiamo anche tante idee nuove. Sì, poi c'è un sacco di idee nuove. Però ed è tutto da vedere se si riesce a montare, che questo film è un film difficile. È chiaro che ci si ritrova subito di fronte, il cinema è una cosa diretta, non è un libro, vedi subito se il pubblico gli piace, che se non va al cinema, se non va a vederlo. Bisogna lavorare molto sullo spettacolo e sulla forza della storia. Io ho chiesto un'altra cosa riguardo alla che vita sta avendo il film nei vari paesi. Beh, stasera c'è la première a New York. È stato, dunque, è uscito in Francia e in Belgio. Quattro settimane fa. E uscirà in Inghilterra, è stata venduta in Inghilterra, in Giappone, in parecchio paesi non d'Europa. In Italia, però. Non in Italia, purtroppo. Perché questa è una proiezione, non è un'anteprima, questa è proprio in questo momento è una la seconda proiezione italiana, sì. Credo che c'è stata finora, il film non è previsto al momento che esca in Italia, speriamo che venga acquistato, però per il momento non ci sono distributori, insomma, che è un no, e ha una vita molto molto bella in diversi paesi, e anche nel festival, ha fatto diversi festival, ha iniziato, il primo festival era quello di Roma. Poi ha fatto diversi festival, Sundance, Gérardmer, che è un festival di film fantastico francese, e Anima, che è un importante festival di animazione, e poi ci sono altri che vengono. Come risultati ci sono stati tantissimi articoli. Ah sì, l'uscita in Francia. Molto meravigliato, anche, sì. È piaciuto molto a livello critico. Chiaro che come pubblico è più complicato, perché
comunque tocca una fascia di pubblico che è comunque interessato al disegno, deve superare il problema dell'idea del film ad episodi, il fatto del bianco e nero, insomma non sono, sono tanti ostacoli all'interno. Dell'animazione per adulti che esatto, non è solo adulto poi, sì, che non è ancora no, in Italia cosa... è stato molto, molti critici no, hanno detto, hanno scritto che il film era tra i più, forse più bello del Festival di Roma, per esempio Paolo Mereghetti è uno di questi, hanno detto che al Festival di Roma il film più bello era questo qui, che tra l'altro non, fuori concorso, quindi non era facile da... No, era fuori programma, non era facile fuori da pescare, programma, cioè non era nei programmi. Il film sorpresa è diventato un film fantastico. Sì, film sorpresa che nessuno ha visto, che Paolo no, Mereghetti l'ha visto. No, però la sala era piena e sembra che sì, il sì, risultato sì, di pubblico sia stato il secondo o il terzo sì, miglior risultato sì, di sì, pubblico. Sì, sì, ha avuto molto buono risultato. Però sui giornali sono pigra, fanno il loro programma prima di andare lì, cioè c'è questa, le due c'è questa, guarda, vedendo il film sorpresa dicono, vabbè, film sorpresa, niente. Quindi in realtà i critici che l'hanno visto l'hanno visto su segnalazione, dicendo guarda che bello, vado a vedere, insomma, passaparola. Non so se ci sono altre curiosità dal pubblico, abbiamo toccato tanti argomenti, oppure... Sì, infatti c'è stato... Sì, 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 giusto, c'è stato un problema. Giusto, giusto, giusto. Solo sapere perché era stato scelto di tenere una traduzione letteraria. Non è un scelto, io quando ho letto il programma sul computer ho telefonato subito agli organizzatori, ho detto guarda che non è colpa, è colpa del Festival di Roma, infatti hanno iniziato perché come era una sorpresa non hanno detto a nessuno che il film era selezionato, neanche a noi. E per un tempo e dunque hanno iniziato a parlare del film, a fare anche può darsi a fare i sottotitoli e hanno fatto questa traduzione senza chiederci perché con Lorenzo avevamo deciso di perché era in effetti è paura del buio, io sì, trovo che sta meglio così sì, 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 però la gente crede che appunto che sia un film anti-razzista, paura del nero che no, poi va anche bene voglio dire, poi l'ultimo episodio è proprio quello che quasi chiarisce questa cosa perché proprio il però Fear of the Dark è perfetto, ma paura del nero effettivamente è molto equivoco sì, poi in francese c'è questo S che è il pluriale, sì, pluriale. E dunque in italiano abbiamo trovato il paura slash paura basta e con il E per avere la stessa idea del pluriale del, e beh, invece non è, avevamo deciso questo con Lorenzo ma beh, è andato così. E dunque, ma quando uscirà, e spero che uscirà in Italia o nel cinema o almeno in DVD, sicuramente sarà paura del buio e del buio.